Air Quality Alliance nasce praticamente oggi per poter coprire un buco che era quello che non esiste un'associazione internazionale a livello mondo che tratti i temi della qualità dell'aria. Noi l'abbiamo fatta nascere perché ci siamo resi conto che effettivamente le persone hanno bisogno di un'aria migliore per poter vivere meglio. Quindi abbiamo messo insieme una serie di cose, tra cui il fatto che vorremmo rilasciare un bollino di qualità dell'aria, una sorta di certificazione tipo quella che c'è sui frigoriferi riguardo al consumo energetico. Noi vorremmo farne una riguardo sia i dispositivi, sia le soluzioni progettuali che architettoniche che possono essere messe in piedi dalle aziende per migliorare la qualità dell'aria. Abbiamo identificato tre aree di interesse che sono appunto gli aspetti architettonici, i device e l'automotive, perché anche nell'automobile, sia all'interno dell'automobile che poi nelle immediate vicinanze, quindi all'esterno delle strade, le persone hanno bisogno di un'aria migliore per poter migliorare la qualità della vita. L'Air Quality Alliance nasce con l'idea di raccogliere le tecnologie in giro per il mondo, di identificarle, di scrivere un libro blu di tutte queste soluzioni e contemporaneamente di dare una valutazione della qualità di queste soluzioni per i decisori delle città, per le singole persone che devono capire quanto sono buone le soluzioni che vengono proposte dal mercato delle aziende che producono. Abbiamo lavorato quest'anno raccogliendo un po' di soluzioni proposte da aziende già consolidate, quindi da aziende già sul mercato da diversi anni che operano su tutto il mondo e anche andandoci a cercare qualche start-up in giro per il mondo che fosse in grado di proporre delle soluzioni innovative. Il panel che abbiamo presentato oggi è stato frutto di questa ricerca che non è stata approfondita e non è esaustiva, ma è stato un primo tentativo di mettere nel gioco queste soluzioni e che invece da partire da quest'anno vorremmo realizzare in modo più strutturato e più serio, facendo crescere l'Air Quality Alliance. Vivaio è un'associazione che si è costituita nel 2012, che unisce persone di tutti i settori, accomunati dalla voglia di far diventare Milano una capitale leader al mondo nei diversi settori, cioè la città dove si vive meglio al mondo e dove si riescono a far realizzare progetti anche apparentemente irrealizzabili. In questo specifico progetto è nato in questo modo. Noi organizziamo Expop tutti gli anni, una vetrina di progetti visionari. E l'anno scorso uno dei progetti che ha vinto era il progetto di far diventare Milano la prima città con i palazzi che si comportano come alberi, presentato da Airlight insieme all'associazione Retake Milano. Loro sono stati premiati, hanno ricevuto questo premio. Dopodiché, a dicembre, insieme a Antonio Cianci di Airlight, abbiamo concepito l'idea di creare un forum con un'alleanza internazionale per fare in modo che Milano diventi l'antesignana di un'alleanza fra città e imprese tecnologiche di questo settore per vincere l'inquinamento, che è un problema mondiale.